Stavo iniziando a sciogliermi, come sapete, insomma, io la prima ripresa, la seconda ho bisogno di sciogliermi un po'. E iniziavo a sentirmi bene, iniziavo a sciogliermi, iniziavo a vedere i colpi. E ci eravamo preparati per 12 riprese di battaglia, perché avevamo visto parecchi video, avevamo visto che non aveva mai messo un ginocchio per terra, non perso per KO, ma neanche mai accusato. Però ho visto che alla prima ripresa ha sentito subito un gancio sinistro, allora ho detto forse l'arma è questa. E poi è entrato un gancio destro e per fortuna, insomma, è finita così. Abbiamo cercato di non lasciare niente al caso, appunto era in guardia destra, io non mi sono mai trovato troppo bene con i guardia destra e ho lavorato un mese, siamo stati un mese a lavorare solo su questo, solo sul suo destro, solo sul suo destro e a stare attenti al suo sinistro corto e è andata bene, ho preso un sinistro in testa, ma insomma è andata bene così. Sì, appunto, sapevamo che non era l'ultimo arrivato del Rio, non aveva mai perso, ripeto, per KO, ha fatto contro dei campioni, quindi è la cosa buffa che l'abbiamo scelto noi come avversario. Ci erano stati proposti altri due avversari un po' più semplici e noi abbiamo deciso di prendere questo mancino perché in vista di un qualcosa di importante abbiamo bisogno di fare anche con un mancino buono. Orlando, scusa, non per interrompere, ma l'avete scelto voi perché ciò significa che state guardando molto avanti, diccelo, dai. L'hai detto tu, io non ho detto niente. Vorrei abbracciarne una alla volta, perché insomma, come ho già detto una volta, la mia forza ad Arezzo è questa, insomma, Arezzo che mi sostiene, che viene a vedermi, che viene in trasferta, che mi vede per strada quando corro, quindi tutti i giorni mi corre dietro, per me è una grande soddisfazione, insomma, dai.